inizia oggi il TG Office 365, uno spazio settimanale dedicato alle news su Microsoft Office 365. Smentita da Microsoft Education una fake news sulla piattaforma Office 365. Importanti aggiornamenti annunciati per i prossimi mesi. Ne parliamo con l'inviato Luca Di Fino. Ebbene, benvenuti alla prima edizione del TG Office 365. Come avete ascoltato nel sommario, si tratta di un approfondimento settimanale nel quale vi terremo aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal settore education della Microsoft. Si parlerà in particolare della piattaforma Office 365 per la scuola. Iniziamo subito con una smentita, la smentita di una fake news che riguarda proprio Office 365. Sui social si è diffusa la notizia che Office 365 fosse diventato a pagamento per le scuole. Microsoft smentisce categoricamente e conferma che è e sarà gratuita ancora per le scuole che vorranno attivarla o che l'hanno già fatto, con licenze illimitate. Passiamo adesso agli aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono tanti. Oggi partiamo con quello che ha un'importanza notevole per gli insegnanti e che riguarda proprio la funzionalità riunioni in Teams. Sarà possibile partecipare gratuitamente contemporaneamente fino a un massimo di 300 utenti per riunione. Quindi si passa dai 250 già previsti dai piani fino a qualche tempo fa fino a 300 utenti appunto. Ma su questo argomento c'è un'anticipazione molto importante su ulteriori aggiornamenti previsti per questa funzionalità riunioni. Di questo ci parlerà il nostro inviato d'eccezione, Luca Di Fino. A te Luca. Ciao cara, grazie della linea e benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo e che sono interessati a seguire, a saperne di più delle ultime novità sul mondo, su quello che è il mondo di Microsoft per la scuola, su Office 365, su Teams, su tutte queste fantastiche applicazioni, fantastica piattaforma che tantissime scuole sempre di più stanno utilizzando per le loro esigenze di didattica digitale integrata, perché sì, la piattaforma si integra benissimo anche con le lezioni in presenza, quindi non solo per la didattica a distanza. Quindi rassicuriamo, iniziamo subito rassicurando appunto chi ci segue con il fatto che Teams rimarrà gratuito con le caratteristiche a cui ci eravamo abituati durante il lockdown, quindi avremo riunioni ancora fino a un numero massimo di 300 partecipanti e anzi vi do un'anteprima, è previsto entro dicembre, dice il sito di Microsoft, che queste riunioni aggiungeranno il supporto a riunioni più grandi, cioè riunioni con fino a 1000 partecipanti, quindi sempre inclusi nella versione A1, quindi quella gratuita di Office 365 per le scuole. Andiamo a vedere il sito di Microsoft, quindi andiamo a vedere nella pagina web che illustra sviluppi futuri, eccola qua. Questa è la pagina Microsoft che indica la roadmap di Microsoft 365, cioè tutti quei servizi all'interno dei quali ricade anche Office 365 for Education, e vediamo che se cerchiamo Large Meeting Support troviamo, eccolo qui, ve lo faccio vedere meglio, vedete, Interactive Meetings with More Attendees up to 1000, quindi fino a 1000 partecipanti, e questa caratteristica dovrebbe essere rilasciata a dicembre 2020, quindi non tantissimo dovremo avere questa ulteriore caratteristica che rende ancora più utile, ancora più interessante la nostra piattaforma e questo strumento per le classi virtuali, per le videoconferenze, che è Teams. Per quanto riguarda le altre novità di Teams, invece Teams ha una nuova interfaccia. Ve la mostro subito. Le caratteristiche di questa nuova interfaccia, la prima cosa è che le riunioni vengono aperte in una finestra separata, quindi avete due finestre diverse e potete continuare a gestire il vostro team, caricare file, collaborare sui file mentre fate una riunione, quindi affiancare le due finestre. E l'altra cosa è il supporto a tutte le caratteristiche nuove, come la riunione con fino a 49 telecamere visibili contemporaneamente e altre cose di cui parleremo più avanti, come la modalità collabora, eccetera. Andiamo subito a vedere le novità, quindi vi condivido lo schermo. Eccolo qua, questa è la
la schermata di Teams come eravamo abituati a vederla, ho avviato una riunione e la riunione si apre, vedete, in un'altra finestra, si apre in questa diversa finestra, quindi una finestra a parte che io posso anche prendere ed affiancare alla finestra di Teams in modo da poter fare più cose contemporaneamente. E l'altra cosa che vi dicevo, appunto, in questa modalità abbiamo finalmente quella caratteristica che è stata chiesta a gran voce, soprattutto in ambito didattico, perché ci permette di visualizzare contemporaneamente tutte le webcam dei nostri ragazzi della nostra classe, perché all'interno della appunto di questa nuova interfaccia abbiamo la possibilità di attivare non solo la griglia normale, cioè la griglia fino a 9 persone che avevamo cioè con la vecchia interfaccia, ma anche quella che è chiamata la raccolta grande. Adesso non è attiva in questa visualizzazione, ma solo perché sono da solo con te, Chiara, non abbiamo abbastanza persone per poterla attivare. E quindi questo per quanto riguarda la novità di Teams, che era così tanto stata richiesta e tanto attesa. Ottime notizie, Luca, e i nostri ascoltatori vorranno sicuramente sapere se questa funzionalità è già disponibile per tutti. Sì, Chiara, hai detto bene. Questa interfaccia nuova è un'interfaccia ancora in versione preliminare, quindi non è ancora definitiva. Arriverà entro inizio di ottobre, arriverà per tutti, quindi sarà la nuova interfaccia di Teams, non sarà più possibile cambiare. Se volete provarla, è possibile provarla e vi faremo vedere. In settimana uscirà un tutorial per vedere come attivare questa nuova interfaccia, per provarla quindi in anteprima. Se anche la modalità di anteprima piano piano verrà distribuita in tutte le scuole, quindi seguite il tutorial, provate a eseguire le operazioni che vi indicheremo per vedere se nel vostro tenant è già attiva questa modalità preliminare. Con questo io ti ringrazio, Chiara, ringrazio tutti gli ascoltatori e vi saluto. Bene, come anticipato da Luca, gli approfondimenti delle notizie che avete ascoltato in questa edizione saranno disponibili in tutorial che saranno caricati su questo stesso canale YouTube di C2. Per questa edizione è tutto, ci risentiamo la prossima settimana con altre notizie dal mondo Microsoft Office 365. Vi auguriamo una splendida serata. Ciao Chiara, grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata e arrivederci ai prossimi tutorial che usciranno sul canale YouTube. Grazie a tutti, arrivederci.